Ormai è caos nelle strade di Hong Kong. Per la settima settimana consecutiva i manifestanti sono tornati a contestare il governo, il disegno di legge sulle estradizioni e la recente aggressione subita da alcuni attivisti. Durante la protesta sono scoppiati altri scontri con la polizia che ha caricato e lanciato gas lacrimogeni. La folla si è di nuovo radunata a Shengguan nel cuore del quartiere commerciale della città, iniziando a marciare per le strade. Alcuni gruppi si sono invece diretti verso l'ufficio di collocamento del governo cinese a Hong Kong, che è attualmente presidiato. L'ennesima manifestazione arriva in risposta a quella tenuta sabato a Wenlong, vicino al confine con la Cina continentale, dove diverse località sono note per i collegamenti alle gang delle Triadi, la mafia cinese, ma anche per il forte sostegno al governo di Pechino.